Diciamo, l'individuo di sempre, facciamo uno squat facile facile con i gomiti che stanno in linea con il corpo. Gomiti in linea al corpo. Questa volta non sono più le braccia stese, ma sono i gomiti vicini al corpo. Perché quando scendiamo, i gomiti vicini, allontanandosi con le braccia, la schiena si curva. Ok? Per cui scapole chiuse, ginocchio più avanti, tanto di carico. Ok? Sedere qua indietro, e il sedere come dietro, eh? Spingo il sedere di dietro. Perfetto. Benissimo. Ok? Non tiro con le braccia, evito di tirare con le braccia, e le scapole sono sempre chiuse. Non è uno squat di elevazione, è solo uno squat. Ok? Aumentiamo un po' la difficoltà, il piede solo in avanti, piede in appoggio. Quindi lavoriamo già sulla parte oggettiva e anche in forma dinamica, passiamo solo al suolo. Se vedete dietro c'è una mobilità veramente pesante. Bene, visto che abbiamo il piede sospeso, andiamo a fondo posteriore. A fondo posteriore, perfetto. Quando sono in affondo è il gluteo che mi dà la compressione, quindi sono già avvicinatissimo, troppo su, gomiti vicini. Non devo fare un passo di un chilometro, ma cerco di rimanere comunque vicino. Lavoro con le gambe, non con le braccia. Gluteo contratto e spingo su in avanti. Diamo una ginocchiata. Scendo e do una ginocchiata. Cercate di fare la